Sono passati 5 anni dal primo sisma che sconvolse il centro Italia nel periodo 2016-2017. La provincia di Teramo è stata fortemente interessata da questi eventi, con numerosi sfollati. Per molti di loro il ritorno a casa è ancora lontano, altri però hanno iniziato a ripopolare il territorio, in un processo di ricostruzione che dopo lungaggini, rinvii, rimpalli di responsabilità e decisioni non prese negli ultimi 12 mesi sembra essere partito. A Montorio sono ancora evidenti i segni lasciati dal sisma, ma anche qui finalmente si cominciano a vedere i cantieri per far tornare a casa tutti gli sfollati. Credo che ogni cittadino si ricordi quel giorno cosa faceva. Sono ricordi indelebili, un ricordo va alle vittime di Amatrice, a tutte le vittime che ci sono state. E Montorio è uno di quei comuni che ha avuto un rewind, cioè era già nel cratere 2009 con tante difficoltà, si è ritrovato in una fase drammatica del terremoto 2016, per fortuna nessuna vittima ma tanti danni. Pensate che tuttora, ad oggi, si spendono 180.000 euro al mese per 240 nuclei familiari per autonoma sistemazione. La ricostruzione per fortuna ha dato un'accelerata incredibile, la media è più 197% e dobbiamo ringraziare il commissario Legnini che si è impegnato, ha capito le esigenze dei sindaci, e Montorio, rispetto all'aumento del più 197% in Abruzzo, ha avuto un'accelerazione di 4 volte tanto, l'800%. Se pensate che nell'ultimo mese il Comune di Montorio ha finanziato 2 milioni e mezzo di ricostruzione, quindi progetti, gru che chi va in giro per Montorio vede, tanti cittadini sono entusiasti, e anche nell'ultimo rapporto del commissario Legnini Montorio è il 30° comune più finanziato, 30° rispetto a Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria. Un risultato straordinario, devo ringraziare gli uffici, il commissario Legnini, però guardiamo avanti, ci manca, la strada è ancora lunga, è solo l'inizio, e dal 2022 abbiamo già delineato un cronoprogramma per la ricostruzione pubblica, quindi da una parte la ricostruzione privata, far tornare a casa i cittadini, e la ricostruzione pubblica con la riqualificazione, la rigenerazione di scuole ed edifici pubblici, e partiranno circa 10 milioni di euro di lavori.